Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Oggi tutorial diverso dal solito, infatti non vi mostrerò una tecnica, un dettaglio, uno step by step, ma vi spiegherò come si applicano le decal sulle vostre miniature. Senza perderci in introduzioni, giri di parole, iniziamo. La prima cosa da fare è rimuovere, con un taglierino, la decal che vogliamo applicare. Dopo aver tagliato la decal, la posiziono su un fazzoletto di carta, uno scottex, qualunque cosa, carta assorbente diciamo così, e con un pennello inizio a metterci sopra qualche goccia d'acqua pulita. Quello che dobbiamo fare ora è aspettare 30 secondi, un minuto, di modo tale che l'acqua venga assorbita dalla decal e quindi sia possibile farla scorrere sulla nostra miniatura. La nostra decal adesso è pronta per essere applicata. Da cosa si capisce? Semplice. Se provo a muoverla con il pennello, vedete che si sposta. Siamo pronti quindi al passaggio successivo, ovvero applicare sull'area della nostra miniatura su cui vogliamo mettere la decal uno strato di Microset. È un prodotto della Microscale Industries che in pratica ci permette di far ammorbidire ulteriormente la decal e migliorare l'aderenza della decal stessa alla miniatura. Mentre il microset è ancora bagnato, prendiamo la nostra decal e con l'aiuto di un pennello la facciamo scivolare direttamente sullo spallaccio. Sfruttando il fatto che il microset non sia ancora asciutto, la decal può essere totalmente riposizionata. Aiutatevi sempre con il pennello. Il microset si è asciugato e vedete che la nostra decal è in sede, però non è ancora bella liscia, non è omogenea, vedete che ci sono un po' di pieghettine qua e là. Quello che dobbiamo fare adesso è applicare una passata, o meglio, più passate aspettando che la precedente sia asciutta, di Microsol, sempre della Microscale, che in pratica è un prodotto che permette di, diciamo così, livellare, appiattire tutte le pieghe che si formano naturalmente nel posizionamento delle decal. Una cosa che potete fare mentre il microsol sta asciugando è leggermente, proprio stando leggeri leggeri, con un fazzoletto di carta tamponare, proprio sfiorando quasi la miniatura, la parte con la decal per permettere di appiattire tutte le varie pieghe. Bene, il microsol è asciutto, ho steso due passate per rendere la decal bella liscia, bella piatta. Quello che resta da fare ora, che io qui non farò perché in pratica sta a voi, sta in pratica in base alla finitura della superficie su cui avete applicato la decal, può essere utile passare sulla decal, una volta asciutto tutto, una passata di medium opacizzante, lucido, satinato, quel che è, in base appunto all'area su cui avete steso la decal. Per oggi questo è tutto, come sempre lasciate un commento sotto se il video vi è piaciuto, se avete richieste, idee o suggerimenti per futuri video, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ricevere aggiornamenti su tutti i nostri video e come al solito, alla prossima! Ah, dimenticavo. Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.